Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. In tanti, dopo il video della Argus più 1, mi avete scritto: Tato, secondo me hai preso un abbaglio. A noi la Argus funziona bene, non perde, regala un'ottimo aroma, le coil durano tantissimo, le pod sono spettacolari. E proprio qualche giorno fa la WPU mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo recensire la nuova Argus più 1 in formato stick, che è questa qui. Molto simile all'Argus più 1, io ho deciso di dargli una seconda possibilità. Come sempre faremo tutto in presa diretta, quindi non ci saranno macro. Quindi adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. E noi come sempre ci vediamo fra 30 secondi esatti. Vi aspetto, Argus più 1 stick. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Ok now, from the beginning. Hit it, boys. E come sempre partiamo dalla confezione in cartone che contiene questa Argus più 1S in versione stick, dietro tutte le indicazioni di sorta che vedremo insieme in questo video. E all'interno della confezione troveremo l'immancabile bustina in silica gel, che io vado subito a gettare, un simpatico laccetto che ci permetterà di portarci sempre al collo la nostra Argus più 1 in versione stick, cavetto Type-C USB, cavetto di ricarica. Questa Argus più 1 ha una ricarica 5V 2A, quindi una ricarica abbastanza veloce. Manuale di istruzione in tutte le lingue, naturalmente anche in lingua italiana. Come sempre vi consiglio di darci un occhio. Una seconda pod con coil interna non sostituibile da 1.2 ohm destinata a ciò che dice WPU al tiro di guancia, ma questo. Anche questo lo andremo a vedere insieme, pod da 2 ml, e andiamo velocemente a vedere la nostra Argus più 1 in versione stick. Ha questa parte in metallo, il resto è fatto in materiale plastico trasparente o semi-trasparente, scritta Argus da questo lato, scritta WPU sotto alla presa Type-C per ricaricare questa Argus 5V 2A, batteria interna non sostituibile da 800 mAh. Questo significherà che all'incirca in 20-25 minuti riuscirete a ricaricare la batteria interna di questa Argus. Ma ahimè, come tutti i prodotti WPU ultimamente, anche questa Argus non ha la funzione pass-through, quindi non la potete utilizzare mentre la state ricaricando. Sopra troviamo la pod con coil interna non sostituibile da 0,7 ohm. Anche questa è una pod da 2 ml, vedete la coil non è sostituibile. Vi faccio vedere subito, nota positiva, che non trovate liquido qui, non trovate liquido qui, non trovate condensa. Finalmente WPU con questa pod mi ha sorpreso, ma ne parleremo fra un attimo. Ricarica del liquido, quindi il refill, si fa attraverso questo gommino che io non amo, basterà andarlo a sollevare e a riempire dei 2 ml la pod del liquido necessario. Aspettate dai 3-5 minuti, fate dei tiri a vuoto in questo modo. Questo la prima volta, in modo tale che inizializzerete la stessa pod in modo corretto, e questo vi permetterà di far durare la coil molto di più e di farla partire in modo immediato. Dentro troviamo i due magneti di tenuta, i due contatti che attiveranno la coil all'interno di questa pod e il classico pirulino per l'attivazione automatica, perché vedete non c'è nessun tasto, in quanto questa Argus più 1 in versione stick funzionerà solo con attivazione automatica. Basterà avvicinarla alle vostre labbra e tutto si attiverà in modo automatico. È molto leggera perché pesa all'incirca 45 grammi. Dimensioni e colorazione li vedete come sempre in sovra impressione. Io qui ho il mio classico liquidino al limone. Vi faccio vedere anche due fori laterali, uno per parte, che permetteranno alla stessa poda di alimentarsi dell'aria necessaria. Non ha un tiro regolabile, e questo è il tiro che ci regala questa Argus più 1 in versione stick di casa WPU. È un flavor ristretto e un guancia apertissimo. Io ho conservato l'adesivo, questo qui,
che in genere arriva per preservare la pod in fase di trasporto, io consiglio di conservarlo, andate ad utilizzarlo su uno dei due fori, così come faccio io, magari trovate qualcosa di più piccolino esteticamente, e questo vi permetterà comunque finalmente di avere anche un discreto tiro MTL. Un tiro che ricorda un po' l'1.4. Questo è il tiro che regala con questa 0.7. Andiamo a prendere invece la pod da 1.2, che è questa qui. Togliamo questo, mettiamo la pod. Vediamo se finalmente con questa 1.2 riusciamo a tenere un tiro da guancia. Tiro da guancia aperto anche qui, leggermente più chiuso che con la pod da 0.7. Vado ad utilizzare il nastrino adesivo per coprire il foro laterale e vediamo se migliora qualcosina. Il tiro diventa da 1.2, quindi con la pod da 1.2 il tiro diventa realmente un tiro MTL, ma io aromaticamente tra le due non mi stancherò mai di dirlo. Andiamo a vedere dove l'ho messa, eccola qui. Preferisco quella da 0.7. Indicazione degli ohm della coil riportati qui. Vedete? Vediamo se la... Eccolo qui, riportati qui. Questa è da 0.7 e questa qui diventa automaticamente, vediamo dov'è, benedetti occhiali, da 1.2, come potete vedere. La cosa che mi ha sorpreso di più è che la condensa è veramente minima, ma dopo 20-25 ml di utilizzo, perdite qui finalmente non ne ho trovati. Tiro automatico che si attiva bene in tutte le condizioni. E poi io leggevo che c'è questa nuova tecnologia delle stesse coil, che è Cosm Cod, riportato qui sulla confezione. Chiesto lumi alla stessa WPU, da quello che sembra, ho capito nella traduzione delle mail, hanno utilizzato e hanno migliorato lo stesso cotone e hanno migliorato anche la mesh rispetto alle vecchie Ito coil. E qui finalmente abbiamo un prodottino che è aromaticamente validissimo, come erano valide anche le vecchie 0.7, ma in più non perde, in più non fa condensa, perché ne fa veramente poco, e quindi a non crearvi problemi sulla batteria, perché questi problemi non ci sono. Vi faccio vedere velocemente anche la versione che a me ha dato tanti problemi, ma che tanti di voi erano contentissimi. Andate a vedervi il video, ho ricevuto commenti di tutti i tipi, dai più educati a quelli molto molto duri, in cui mi dicevano: Tato, secondo me tu di svapo non capisci nulla. Può essere, sicuramente, anche perché poi lo svapo è soggettivo, ma qui mi sono reso conto che la differenza tra le due in termini di pod è abissale. Aromaticamente valide entrambi, ma secondo me queste nuove pod sono di gran lunga superiori alle vecchie Ito coil, e in più non perdono. Condensa non ne trovate, quindi assolutamente promossa. Una differenza non di poco tra i due prodottini, quindi tra la prima P1 e la P1S, sta nella regolazione dell'aria. Sulla P1 avevamo questa slitta laterale che ci permetteva di avere un tiro MTL perfetto, da chiusissimo ad aperto, potevamo regolarlo grazie anche ai quattro fori presenti. Qui l'escamotage può essere quello di andare a utilizzare il nastrino, ma comunque con la 0.7 non avremo un tiro MTL completamente italiano. Sarà un tiro MTL comunque più aperto rispetto al tiro MTL, al tiro da guancia, che tutti noi italiani abbiamo apprezzato in questi anni e siamo alla ricerca continua in qualunque prodotto va ad uscire. Altra differenza di nota: qui abbiamo il tastino e il display con la regolazione del wattaggio, qui è tutto automatico, ci sono i tre LED che ci indicheranno i malfunzionamenti e la carica residua della batteria, così come vedete in sovraimpressione. Questa arriva massimo a 25 watt e questo ci permetterà di utilizzare in teoria anche le Ito coil da 0.5. Qui quindi potete utilizzare, come un po' su tutte le Argus, sia la versione delle pod con un coil non sostituibile, una volta che si esaurirà la coil al suo interno andrete a gettare tutta, sia la pod che la coil, oppure quelle con vuote, con coil sostituibili, in cui ogni qualvolta si andrà a consumare la coil voi andate a sostituire solo la coil, conservate la pod, quindi l'involucro esterno, sostituite la coil, risparmiate anche tanti soldini e andate incontro anche al nostro ambiente. Ragazzi, questo era un po' tutto per questa Argus P1 Stick di casa WPU. Io sono contento perché rispetto ai problemi che mi ha dato la prima versione dell'Argus P1, qui
sembrano che questi problemi per magia siano svaniti, quindi complimenti Vupu. Non vi resta che farmi sapere nei commenti quando la proverete o se l'avete già provata, cosa ne pensate. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i social, ma come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Una cosa mi ero dimenticato, mi è venuta proprio a fine video, ma ve la devo dire, non voglio fare ulteriori tagli e altre cose per dirvi questa cosa super importante. Autonomia, batteria 800 mAh, vi permette con la coil, quindi con la pod da 0,7, di avere più o meno 4 ml, con quella da 1,2 superare i 4 ml, quindi arrivare a 5,5-6 ml. Cosa importante, il nuovo cotone che c'è al suo interno, io ho provato a tirarlo anche a pod vuota e trattiene veramente tanto liquido, perché nonostante all'interno della pod non c'era liquido mi ha permesso di fare parecchi tiri, quindi questo è un altro plus che vi permetterà anche di preservare la stessa coil qualora non vi accorgeste che il liquido all'interno della pod era finito. E questo è veramente tutto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!